Ognuno di voi ha preso quello che era pronto a prendere, no? Se tu apri il tuo cuore, se lo apri in maniera pura, no? Io nel mio libro dico che lo spirito, amo rappresentarlo come i fanciulli. I fanciulli sono gemme preziose dello spirito. I fanciulli sono puri di cuore, no? Si aprono alla semplicità. I fanciulli non hanno bisogno di disinquinare le loro paturnie, no? O no? Cioè, almeno i fanciulli, le paturnie, aspettano ad avere un attimino. E quindi è proprio questo lo stato che permette loro, la condizione che permette loro di ricevere i più grandi tesori spirituali che ci sono. Ma è anche vero che noi possiamo ritornare nel nostro cuore a quello stato fanciullo. E il lavoro di cui parlavo prima, il lavoro su noi stessi, sia per le donne che per gli uomini, ha proprio questo fine, no? Disinquinare, ripulire il nostro pensiero, che come ho detto prima poi collassa, si manifesta in materia, vuol dire proprio questo, cioè riportare il nostro cuore alla purezza. Gesù stesso diceva: lasciate che i bambini vengano a me, lasciate che i bambini vengano a me, perché Gesù sapeva com'era il cuore dei fanciulli. A Nicodemo, no? Ha detto: tu devi rinascere nello spirito, non nel corpo. E quando ha detto devi rinascere nello spirito, si riferiva proprio al cuore, no? Devi rinascere nel cuore. Gesù, il Nazareno, infuso fra la carne e il cuore di Maria Maddalena. Quindi Maria Maddalena ha questo slancio anche verso la carnalità di Gesù. Ma che bello, ma che meraviglia, no? Uno slancio che veramente è scevro dall'essere distorto, dall'essere dissacrato. In particolare Maria Maddalena capisce che il sacro femminino cristico che lei ha scoperto dentro di lei, unito, fuso al sacro mascolino del Gesù, no? Gesù uomo e maestro, è quello che poi diventa l'uno, è l'uno. Il suono delle parole è fondamentale. L'atteggiamento che noi abbiamo quando usiamo le parole, ma anche con noi stessi, non soltanto con gli altri, è fondamentale. Una parola può uccidere, no? E una parola può salvare. Una parola può farti toccare il cielo, e un'altra parola può fare l'esatto contrario. Tutto quello che ci accade, guardato con la giusta visione, è esattamente quello che ci serve in quel momento per poter crescere. Spetta a noi però saper cogliere quello che io chiamo dal fiele delle frustrazioni e delle paturnie, il miele dolcissimo della conoscenza, no? Della saggezza, della riscoperta della nostra nuova essenza, che poi è quello che ci dà le ali, no? Lo slancio per volare fra le braccia della libertà. Ah, la libertà, signori miei, che non sto parlando della libertà nel senso stretto del comune, no? La libertà di viversi per quello che si è scoperto di essere. Secondo me il caso non esiste. Quindi, tutto sommato, se noi abbiamo passato questa oretta insieme e abbiamo condiviso quanto abbiamo condiviso, sicuramente un motivo ci sarà, poi ognuno di noi lo scoprirà.